Prego, parola al maestro. Ci dica. Il solito problema della presentazione, siccome per un nome di voce una presentazione è un piccolo stacchetto che dura 5 secondi. Sì. Quindi appena faccio la chitarra, dopo dici qualcosa, non sull'accordo che sto. Cioè nel senso, ok, attenzione a non sovrapporsi. Il tempo l'ho detto tu, diciamo. Ti presenta lui subito dopo. Bisogna aspettare la fine della musica. Non succede sì. È uno che inizia, non si capisce nulla, certo. Ma non per è certo, è certo. No, questa piccola attenzione. Parli tu con la chitarra, è normale. Sulla presentazione. No, ma è chiaro, giusto. Di fare lo stacchetto, vabbè, comunque. Rapidissimamente vi dico al volo. Allora, Giulio sarà qua. Perfetto. Qui c'è Andrea, dove ho messo il giallo di Pasqua. Lo metto. Sei qua. E Don Cristiano è qui. Ok. E qua ci abbiamo Danilo, va bene? Ok. Ok. Danilo sta qua. Perché Paolo è giustamente al trono, io pensavo. Come stai tu? Sempre sul pezzo? Ma no, non c'è lo sgabello. Scusami, Franci, vabbè, ti darà davanti, immagino. Quanto sei carino, Francesco, grazie, bellissimo. Cerca di diminuire le cose. Esatto. Oh, cazzo, oh, chiama l'unico maschio della serata, per favore. Madonna, veramente, non l'ho fatto volontariamente questo parterre, è uscito così. Ti ho detto, chiama l'unico maschio vero della serata. Bellissimo. No, che siamo in televisione. Rifai il totale, se rifai il totale sarà dietro nel no, faccio le risate. Eh beh, certo, cerchi sempre ma quello è che devi comunque porre un tema sempre. Scusa, con chiave. Ma è bella quella con l'espressione che mi è piaciuta. Scusa, mi puoi rifare il primo piano con lui che no, mi passa? Tu fai il primo piano qua e io esco. Dai, ok. Fai solo lei, poi entro io. Stringi, fai lei. Leonardo, Antonio di Leonardo, di Città della Musica, pure loro vanno molto spesso. Io pensi che mi ha detto questa ragazza che mi ha fatto tutto il club di Pescara. Buonasera, okay. Buonasera. Abbiamo gli alieni! Che lei di Pescara. Ci divertiamo con poco, noi siamo maschi, ricordati, quindi noi proprio pure a carte possiamo giocare. Sì, okay. Vabbè, io mi siedo. Vi siete accomodati? Ma sì, io. Sì. Noi abbiamo una certa età. Sì. Perché una certa età? Io ce l'ho, non so gli altri. Non ho avuto l'ok. Sinceramente non ho avuto l'ok da prendere il nostro regista. Ah, ok. Ci rialziamo. Siete seduti, mi sono pure io. Ciao, allora. Ok, perfetto. Buonasera, benvenuti a Consigli per gli Acquisti Show. Che ve lo dico a fare? Guardate dietro di me, a parte che l'avrete già visti nell'anteprima. Mi sento un po' ciccia tra gli uomini questa sera, però ciò che conta è quello che hanno da dirci e vi garantisco che i temi sono importanti, profondi, perché no, anche divertenti, a tratti, ma soprattutto faremo delle grandi riflessioni, essendo questa la puntata con la quale andiamo a darci gli auguri di buona Pasqua. Allora, io direi che tutto è pronto, noi ci mettiamo comodi, fatelo anche voi, caro Danilo Cinquino in regia, Consigli per gli Acquisti Show, può cominciare. Accomodatevi, sì, recita così la nostra sigla, noi siamo pronti a regalarvi un'ora e mezza di buon intrattenimento e ci teniamo a dirvi che questa sera veramente forse ci siamo superati, ma lo lascio dire a voi presentandovi gli ospiti che sono qui con noi. Parto come sempre dalla mia destra e saluto Giulio Gennari. Fotografia
fotografo e artista, quindi con lui parleremo d'arte. E poi chi è tornato a trovarci? Lui, il nostro caro amico Andrea Sciarretta. Associazione Progetto Noemi, ma che ve lo dico a fare, insomma, è forse l'uomo più noto d'Abruzzo, grazie a Dio, perché voglio dire, quello che porta il suo volto sono sempre parole e pensieri di grande, grande profondità e umanità. E poi vado a salutare, non posso dire la stessa cosa però di lui, Alessandro La Frocia! Nato e cresciuto in Abruzzo, ma che questa volta è uscito fuori dai confini regionali. Esatto. Per fare cosa? Lo diciamo tra poco. Nato e cresciuto, sì, lo diciamo dopo. Lo diciamo dopo. Più bene, un po' di suspense. Un po' di suspense. Ma sentirete qualcosa che non vi aspettate da La Frocia, secondo me, così a occhio e croce. Allora passo alla mia sinistra, dove, beh, direi che basta dire Don Cristiano. Caro Don Cristiano, come si fa? Come si fa a fare gli auguri di buona Pasqua senza di te? E quindi questo sarà il tuo compito questa sera, parleremo di questo e lo faremo tra pochissimo perché partirò da te, ma non prima di aver salutato e ringraziato per essere qui Danilo Di Paolo Nicola. Orchestra Popolare del Saltarello, tanta stima per tutto quello che fai Danilo. Grazie. Tra poco ascolteremo il vostro nuovo singolo e avremo modo di parlare della nostra musica, quella tradizionale abruzzese, però rimodernizzata così nello stile di questa meravigliosa orchestra. E poi saluto e vedo con il sorriso il nostro carissimo amico Alfredo Scogna. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, grazie alla vita che mi ha dato tanto. Paola De Simone. Troppa grazia a Sant'Antonio, direbbero a casa mia, però insomma forse ci sta veramente di un bene questo stacchetto, caro Alfredo, per introdurre appunto Don Cristiano. Allora, caro Don Cristiano, adesso non è facile partire per parlare della Pasqua, perché la Pasqua ha tantissimi risvolti, alla morte e alla rinascita. Da cosa partiamo? Io partirei dal termine Pasqua. Sì. Pasqua letteralmente vuol dire, Pesach in ebraico, passaggio. Passaggio ci ricorda che la vita è tutta un passaggio. Le due leggi che regolano l'universo sono l'impermanenza e la trasformazione. Detta in termini un po' più semplici, tutto è provvisorio e tutto passa, cambia. Quindi se l'uomo che è parte dell'universo non impara a passare, a lasciare andare e a vivere quel momento e non rimanere attaccato alle situazioni che evolvono, cambiano continuamente, e diciamo che tendenzialmente si fa male, detta in termini un po' così metaforici, pasquali, muore lui, quindi il problema non è tanto il passaggio, pensiamo ad una relazione genitoriale, per fare un esempio, no? Sì. Ma la vita in generale, quindi se la Pasqua ci ricorda questo, diciamo, processo di base nostro, che tutto passa, compresa la vita, e che è fondamentale imparare a passare. Non solo è importante passare, ma compiere i passaggi nel momento giusto. Un esempio, se vuoi. Ma come si impara a passare? Questo è molto interessante. Io faccio sempre l'esempio dell'adolescenza. Passaggio, lo definirei terrifico, nella vita del sistema famiglia. E se io non ho vissuto questo passaggio da ragazzo, tendenzialmente rischierò di compierlo da adulto. E io conosco
parecchie, diciamo, persone adulte, tendenzialmente preadolescenti e adolescenti, per fare un esempio. Sì. Oppure se non mi sono staccato, questo è un po' il passaggio da fare, dai miei genitori, io posso rimanere adulto, cinquantenne, sessantenne, ma mai liberato da mia madre o dalla dipendenza con i miei genitori. Tutto questo provoca danni, provoca morte. Quindi l'importante è riconoscere la fase dove sto, abitarla con le sue luci e le sue ombre e provare a lasciare andare. E in fondo la genitorialità, ma come ogni relazione, è un lungo interminabile addio. La vita, io che passo tanto tempo con i malati e i morenti, immediatamente colgo la persona e tutto il sistema se è capace di passare, perché la morte è l'ultimo passaggio che so fare, che so compiere, nella misura in cui ho vissuto i passaggi precedenti. Non posso fare un ultimo salto, un ultimo passaggio, se non ho lasciato il mio lavoro, rimango attaccato a 80 anni dipendente dal ruolo, se non ho lasciato andare mio figlio. Oppure se mi sono separato e dopo 20 anni non ho mollato il mio ex partner perché rimango in quel lutto. Quando non passo e quindi mi blocco, tendenzialmente mi faccio male. Lasciare andare è molto difficile, spesso ci vogliono anni e anni di terapia per riuscire a fare un passaggio di questo genere, ma ancora più difficile, credo, dimmi tu se è così dalla tua esperienza, è restituirsi, cioè rinascere, cioè accettare che si può ricominciare. Non è un passaggio, anche questo, semplice da affrontare, e tutto questo è la Pasqua. Assolutamente sì, infatti io lascio andare per accogliere il nuovo, ma non tanto nelle situazioni esterne, nelle relazioni, ma prima di tutto le parti di me. Ogni volta che io perdo dei pezzi, che lascio andare qualcosa, in fondo mi apro ad una dimensione nuova che vale prima di tutto per me. E quindi assolutamente sì, cioè il passaggio di morte, perché in fondo lasciare andare vuol dire perdere, vuol dire in qualche modo appunto far morire i miei desideri, le mie aspettative che tutti abbiamo, no? Per aprirmi a qualcosa di nuovo, cioè per rinascere, altrimenti non posso rinascere, sono incapace a vivere una nuova dimensione mia. Non sarebbe più facile se invece di fine e nuovo inizio si concepisse la trasformazione? È un altro termine per chiamare la Pasqua. Transformo, cioè do una nuova forma. Ma magari pensandola così, invece di pensare proprio alla fine, no? Anche volendo recuperare l'immagine del Cristo sulla croce, cioè accettare la morte di quell'uomo, fosse anche per 3 giorni, è qualcosa di difficile. Se invece noi lo immaginassimo come in un momento di passaggio, sarebbe meno, non so, è forse più psicologico che altro. No, è profondamente spirituale. Ti direi però che ogni trasformazione chiede la morte di un vecchio mondo. Non esiste una trasformazione vera, non un cambiamento. Io posso cambiare 7 partners e trovarmi sempre nella stessa, no? Sì. Dimensione bloccata, sì. Diciamo una strada chiusa. Sì. Ma la trasformazione chiede come presupposto la fine di un mondo. Altrimenti non esiste trasformazione. Se io ho una sposa, visto che siamo tutti maschi, e la conosco giovane, ad esempio non ancora madre, e chiedo dopo 20 anni di tornare a quella donna che non c'è più, che è cambiata, e sono fuori strada. Certo. E quindi la vita, diciamo che ci impone passaggi, ci chiede sempre di lasciare andare e di perdere pezzi. Ma prima impariamo a farlo. Forse prima, diciamo che gli orientali, mi piace molto, come sai, sì. Se non fossi cristiano, sì. Sarei buddista. Anch'io. Direbbero che se non impari in questa vita ce ne avrai tante altre fino a quando non impari a lasciare andare. Ma magari. E ti rincarni per imparare l'unica vera lezione della vita, cioè che qui è tutto relativo, è tutto limitato e devi scoprire l'assoluto. Ma purtroppo mi sa che ce n'abbiamo una sola, giochiamocela bene, Don Cristiano, perché forse è meglio così. Tu sei prete dal 2001.
Sono dunque 23 anni che... Sono vecchio. Per favore, sei stato prima parroco a San Silvestro, poi in un quartiere popolare della periferia nord di Pescara. Immagino tu abbia officiato diversi funerali. Quello pasquale è il più difficile. Ti direi che i funerali sono la celebrazione che io amo. Sì. Sì, sì, direi che nell'impostazione pastorale, parrocchiale, i sacramenti hanno, diciamo, un livello spirituale molto basso, ecco, provo a dirlo in un modo educato. A modo mio direi che la sacramentalizzazione non ha un dato spirituale in Italia, infatti le parrocchie sono morte, lo sappiamo tutti, insomma, lo posso dire, sì, io che ci sto dentro. Sì, 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 certo. Però l'unico momento forte, che a me piace tantissimo, dove le persone un po' si interrogano, almeno una possibilità che viene data, e pensa al silenzio. Ogni passaggio, ogni Pasqua, ogni trasformazione chiede silenzio, che è il perfetto sconosciuto della nostra società. Cioè l'uomo contemporaneo, almeno quello occidentale, non sa cosa sia il non fare, non sa cosa sia il silenzio. Perché un presupposto per trasformarsi, per rinascere, sì, è stare con se stessi, non sì, fare e tacere. Mm? Sì. E il funerale, diciamo, che rappresenta l'unico vero momento dove le persone quantomeno si interrogano e tacciono. Beh, mi sta così. Profondità spirituale. Sì, assolutamente. Allora, mi fa piacere l'idea che tu sia qui. Il fatto che tu sia qui, caro Don Cristiano, perché teniamo tanto ai nostri telespettatori, e far loro gli auguri pasquali è una responsabilità che non voglio limitare al tanti auguri a voi. Allora ti chiedo questo, per farlo in maniera un po' anche originale se vogliamo, se tu avessi un uovo di Pasqua enorme da donare all'umanità, che sorpresa ci metteresti dentro? Interessante. Io ci metterei uno specchio. Però per farci? Per fare un esercizio spirituale. E guardarmi allo specchio per almeno mezz'ora al giorno, respirando e accogliendo quello che vedo. In fondo il vero gioco della vita, a mio parere, ma non è il mio, è, come dire, il compendio di tutte le tradizioni spirituali compresa la nostra, è quella di darsi il permesso di amarsi, di vedersi, di accogliersi, e credo che questo esercizio che io amo fare, che il mio padre spirituale 30 anni fa mi diede e mi salvò la vita, e di guardarmi senza giudizio, con tenerezza, occhi negli occhi, guardando per esempio le rughe che arrivano, guardando i dettagli, e in quel volto vedere tutta la mia storia, almeno 7 generazioni. Beh, è un regalo molto importante, molto impegnativo, proviamo a mettere in pratica questa... quest'uovo di Pasqua, dopo aver mangiato la cioccolata, con qualche etto in più, guardiamoci allo specchio, senza giudizio, che forse, come dici tu, è la cosa più importante, perché siamo molto autogiudicanti, ci buttiamo giù con una grande facilità. Che belli auguri. E noi che ti possiamo augurare, Don Cristiano? Guarda, io ho scelto di lasciare la parrocchia e il consultorio, dopo quasi 25 anni di bottega, come la chiamo io, e dopo 20 anni... insomma, di presidenza del consultorio, sono le mie due gambe di sempre. Ho scelto, il 31 maggio lo farò, sì, di lasciare la dimensione operativa del mio ministero. Wow. Per avere almeno 2 anni così, per coltivare le mie vere passioni che io ritengo, almeno per me, spirituali. Quindi, come sai, propongo attività sul mondo interiore, viaggi spirituali, cammini, sono scrittore, insomma, sì, sono attività che mi corrispondono. A 52 anni mi sono dato il permesso di uscire da una dimensione molto operativa, funzionale, perché insomma in parrocchia è veramente una giostra, e dove io esisto poco se non come distributore di servizi, per darmi un po' di valore. Il mantra della mia vita è qualità e non quantità, e quindi con questo vescovo che stimo, che mi protegge, mi vuole bene, mi conosce soprattutto,
e lo posso fare, ho chiesto a lui, e quindi io mi auguro, e lo auguro ad ognuno, di trovare un tempo, a proposito dello specchio, per stare con se stessi, perché ho imparato che solo chi sa stare nel vuoto, che è un'altra dimensione se vuoi della perdita, solo chi sa stare davvero con sé senza scappare, può stare con tutti, perché se hai pace in te, hai pace in ogni situazione. Se sei in guerra con te, non troverai mai la pace. Io ci sto provando. Che meraviglia ascoltarti, Don Cristiano. Grazie, però gli auguri ce li diamo dopo. Stai con noi e adesso certo. Consigli per gli acquisti. Che bella puntata, lasciatemelo dire, veramente siamo partiti alla grande e proseguiamo, perché dopo le belle parole di Don Cristiano direi che il progetto del quale parliamo ci sta, seppur attraverso la matita, vero, di quest'uomo che mi siede alla destra, Alessandro La Froscia. Caro Alessandro, intanto come stai? Bene, grazie. Stai bene? Stai bene, ti ringrazio. Bene. Sì, sempre con le guanciotte rosse, è tutta salute, mi dicono, ma vabbè. E tu naturalmente rappresenti il tuo progetto, che è nato e cresciuto in Abruzzo, sì, come tanti di noi, che ha raggiunto dei numeri pazzeschi, ma continui a crescere, 132.000 follower su Instagram, eccolo qui, tu sei già svelato da questa immagine, ti sei incamminato verso un'avventura che con le mattità a cui ci hai abituato c'entra ben poco. Un tu po' dici, simple, non è no. da te, dici, non è da aspettavo. Te. Io devo dire che mi sono stupita piacevolmente, ho detto, ah, ma allora è una persona seria pure lui, capisci che anche visto? Tu... Anche tu sei capace di stupirci. Dietro la maschera, dietro qualcosa la maschera. Di che cosa staremo parlando, vero? Vogliamo farlo dire attraverso un tuo video? Che Beh, dici? Sì, dai, spieghiamo meglio dopo. Ah, sì, vediamolo. Come è iniziato tutto? Luna, che è una pescarese doc, mi ha inviato questo video da caricare in pagina, che è diventato in poco tempo virale. Allora tu pensate, ma io voglio cantare con loro, quindi mi faccio 6.300 km e vado a vedere in persona. Hi, my name is Alessandro. Yes. Do you like sing? Yes. Ah, ho portato un regalo, a gift for you. It's a pen. Ringrazio il Teramo Calcio che ha regalato queste penne, i palloni. Venite a prendere le penne, venite. No? Ah, le do io? One. Eccolo. One by one. Sì. Polio. Pole. Eccolo, pole tu. Poro po po. Ro po 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 po. Poro po po. Ro po po. Ro po 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 po. Bravi! Bravissimo. Reta che la fratta. Quando ne so fatte. Bravissimi. Now. Sotto la campana. The last one all together. Sotto la campana. Se non lo vedessimo con i nostri occhi e sentissimo con le nostre orecchie, non ci crederemmo. Ma come hai fatto a fare una cosa del genere? Ma soprattutto, Alessandro, dici perché lo hai fatto? Praticamente tutto nasce un po', lo spiego all'inizio del video, con questa Luna, che saluto, che è una volontaria fondatrice di un'organizzazione di volontariato in Kenya. Lei è andata lì 7-8 anni fa, si è innamorata del Kenya, succede a parecchie persone, questo richiamo di mamma Africa, dicono, e quindi decide di aprire una sua associazione di volontariato, oltre che fare un suo business, perché comunque adesso vive lì,
avanti e indietro, abbiamo una storia lunga, non stiamo a parlare di sì, Luna, poi ma magari del progetto ci sarà occasione di invitarla, esatto, di invitarla, esatto, certo, volentieri. Esattamente. E, io volevo fare una vacanza, siamo insieme, siamo sinceri. Ah, quello insomma era lo spirito. Volevo fare una vacanza, pensa, in Kenya, mi sembrava perché è bello, strano il safari che ci fosse e tutto. Però, sì, però manco a farlo apposta, mi ricordo di questo video che è diventato virale sulla nostra pagina, voglio iniziare il Gigi Rinella, e dico contattiamo Luna, allora tramite Luna organizziamo tutta la vacanza e chiaramente nel mezzo ho voluto fare questa giornata con i bambini. Il progetto era di mettere in mezzo più società sportive possibili, il Teramo del Genova mi hanno dato credito e li ringrazio per aver risposto alla chiamata e non manco a farlo apposta mi è andata di lusso, che sembra brutta di sta cosa, però c'ho paura che qualche settimana prima si erano scontrate le tifoserie, le tifoserie, no? Si erano scontrati fuori dallo stadio perché c'è molta rivalità tra loro, che non è una cosa nuova nel mondo del calcio. E quindi ci sono uscite le mazzate, no, parliamoci sì, chiaro. Sì, vero? Sì, sì. E io ho detto, e io ho detto, dovevo partire una settimana, ho detto una settimana dopo, adesso cerco di lanciare un messaggio di pace, comunque già che devo andare lì consiglio di portare sempre indumenti o tutto quello che può far servire, comodo, certo, ai bambini, no? Ho detto adesso contatto le società e mi hanno dato credito, loro due. E le ringrazio tanto. Teramo Giulianova. Perché, sì, e ti hanno fornito tutto il materiale per poter partire. Sì, dopo il video chiaramente continua, è su YouTube e io spiego anche che mi hanno dato 50 divise, i palloni, le penne, che avete visto che ho dato in inglese maccheronico, Abruzzo English, pennies on the table. E quindi... Però te la sei cavata. Dai. C'era la maestra che poi ovviamente spiegava meglio. E quindi niente, vado lì con questa valigia piena e i bambini sono stati contentissimi, ma, e come ho capito lo faremo vedere dopo, questa è una, diciamo, goliardata dell'esperienza, perché poi andando lì ti rendi conto di tante altre cose, certo, più serie, certo. E quindi bene i vestiti, bene le caramelle, tutto quello che vogliamo portare, ma la donazione è la cosa più importante per aiutare questi manca ragazzi. Manca l'acqua, che di che parliamo? Nel momento in cui manca, esatto, l'acqua, tutto, esatto, il resto diventa superfluo. Però prima di, no, dare di andare, questo bel messaggio e poter aiutarci tutti noi a fare qualcosa per questa fondazione, per questa associazione. Sì, For Kenya, okay, si chiama, For Kenya. For Kenya. C'è questa parte un po' più goliardica di cui parlavi, della partitella di calcio, ma l'hai, esatto, fatta davvero questa partitella? Certo, poi non è che ho portato le divise per starci a guardare sui banchi. Cioè, poi... le divisi Teramo da una parte, esatto, giù. Esatto, sì, abbiamo dato le divise. I bambini non ci avessero tutti i problemi che già hanno, se ne devono accollare degli altri. Ovviamente loro non sapevano nulla di questa rivalità, però è lì che sta la chiave, no, logica di ironica. È nata questa partitella che, come ho capito, vedremo, no? No, lo vediamo. Quindi, subito. No, allora non vi spoilerò nulla, vedete, dai, per capire. Allora, vediamo il resoconto di questa partita Teramo Giulianova in Kenya. Cosa può succedere se un abruzzese viene in Kenya e fa giocare a pallone dei bambini con le divise del Giulianova Calcio e del Teramo Calcio, che ringrazio per avermi regalato una quarantina, cinquantina di divise insieme. Adesso regaleremo a tutti questi bambini e faremo una partitella all'insegna dello sport, della pace, di volerci bene, di divertirci. Non è che veniamo in Kenya, ci facciamo dire male. Già abbiamo pure le nostre divise. Beneficenza anche in Kenya per Gatti Arraiati. Oh, che bello! Già hanno fatto pace. C'è più coesione. Giungiamo su questa freccia di mano. Forte. Now play football. Che un altro scatto è sbagliato. Io sto morendo. Giusto, 40 gradi, sai com'è? Oh, difensore, Cannavaro! Ah!
Che dire, infine ragazzi, donate anche 3 euro, anche 1 euro, da loro può fare la differenza. Avete sentito quello che ha raccontato Luna, ma io a fine partitella, con 40 gradi, mezz'ora scarsa, torno in albergo, mi faccio una doccia gelata e miscolo 2 litri d'acqua. Loro no. Non avete ancora sentito quello che ha detto Luna, perché nel video naturalmente c'è questo passaggio che proponiamo tra poco, come annunciato. Hai capito come ti sei divertito e come li hai fatti? Ma chi ha vinto alla fine il Teramo? Pari. Ah, pareggio, scusami, mi sono persa il dettaglio. Per fortuna. Quando... Meno male. Ma quando sei tornato qui, le squadre che cosa ti hanno detto quando hai mostrato questo video? Pubblicato questo trailer sui social in collaborazione, e infatti la cosa che più ci preoccupava era i commenti che ci sarebbero stati. Fortunatamente due pari, quindi qualcuno ci ha voluto trovare il marcio pure nei due pari, ma era tutto previsto, ma tutti contenti, perché comunque vabbè, che gli vuoi dire, è una bella cosa. E il messaggio, tra virgolette messaggio, quello che volevo dire prima, la sofferenza non è perché stavo a crepare di caldo, 40 gradi, vi ricordo. Ma che 40 siamo... gradi non c'è umidità lì, però è secchissimo, però siamo sull'equatore, cioè praticamente lì passa proprio l'equatore, un caldo pazzesco ragazzi. E vi voglio far notare che loro avevano delle divise a maniche lunghe, perché ringrazio il Giulianova tantissimo, mi hanno dato le divise dell'allenamento a maniche lunghe, che erano pure un po' pesantine. Oddio, le creature, mamma mia, già soffrono di loro. No, e qui viene una cosa, io petto nudo perché non ce la facevo più. Loro invece loro non c'hanno niente, quindi per loro quello era un regalo pazzesco. E pur di portarlo non sentono, cioè, ma questa cosa la vedi anche nel paese quando vai girando, se loro ricevono in regalo una maglia a collo alto, un qualsiasi cosa di pesante che non metteremmo mai noi, loro la portano con normalità, cioè come se non gli pesasse. Va bene che sono più abituati alle temperature, sembra che fa caldo, e quindi questo pure è un altro aspetto che ti fa riflettere, un altro punto che a fine video mi ha fatto molto riflettere. Ma nessuno si è tolto la maglia, nessuno, l'hanno continuato a portare anche dopo che io poi sono andato via. Che stai pensando, Don Cristiano? Sto pensando che se vuoi uccidere, mi colpisce sempre nel mondo opulento l'eccesso dei beni, il tutto, il troppo, diciamocelo chiaramente. Certo. Ti direi, se vuoi uccidere un figlio non fagli mancare il no, donagli tutto. Già. Penso ai nostri bambini non motivati, che è l'estremo opposto, perché i due estremi nella vita sono il troppo poco o il troppo, qui addirittura quasi il niente. E quindi ecco, è stato davvero commovente, complimenti. Grazie. Vedere la spontaneità, la vitalità, no, di questi bambini. Sì, sì. No, assolutamente il niente, hai detto bene, cioè poi nel video finale dove parla Luna spiega un po' come vivono, non hanno niente. Cioè, vediamolo, dopo Alessandro, c'era vediamolo. Un bicchiere d'acqua hanno bevuto dopo la partitella, poi, capito? Poi ti chiedo, basta. Un bicchiere d'acqua e basta. Sì, perché hanno l'acqua razionata, quindi hanno tipo dei boccioni dove prendono un bicchiere al massimo a testa. E noi con rubinetti aperti. E io non potevo stare se non bevevo, perché vabbè, così, cioè noi siamo, come dice lei, abbiamo dei lussi che poi non possiamo farne a meno, non potevo non bere. E allora invece un bicchiere d'acqua era, diciamo, sufficiente. Tra poco ti chiedo cosa hai provato, quali sono state, diciamo, le emozioni che ti hanno accompagnato in questa esperienza, però come già annunciato sentiamo Luna cosa ci racconta di quella realtà. Quest'area si chiama Raucani, la scuola è la Green Hill Grand Soleil. I bambini in questa scuola sono circa 120, 40 sono orfani. For Kenya nasce nel 2017. Questa che vedete qua è una delle prime costruzioni che abbiamo realizzato, creare un'aula dove i bambini possano studiare. È una 9x7, proprio la settimana scorsa abbiamo finito a fare la lavagna, come vedete al muro, stanno facendo lezione. Questa qua è la prima di 3 classi. Le vostre donazioni vanno per vari progetti. Madame Janet, so is this school supported by the Kenya government? No. So it's everything about donation. Donation, yeah. La stessa elettricità, there is electricity in this school. Uno dei nostri progetti è quello di inserire dei pannelli solari che possono andare ad alimentare tutte quante le luci. Considerate che questo è tutta un'area senza elettricità, che cosa vuol dire? Che è buio, di notte anche c'è un problema di sicurezza. And how many teachers? 13 teachers. 13 insegnanti. What they study here? We study English, Swahili, mathematics, social studies. Agricoltura è importantissima perché ovviamente è uno dei principali metodi di sostentamento. Vediamo, metto la prova? Vai. Sì. 3 plus 8.
3 plus 8, 11. 10 minus 4. Minus 6. Ah, minus 4. Devi studiare inglese, che stai nella. Sorry, I go to study English. Facciamo una piccola domanda a loro, che è cosa vogliono fare da grandi? Doctor. Teacher. A teacher, that's good. Which opportunity they have after they finish school here? Oh, for now, no. Qui il servizio è veramente zero, non c'è nulla, non c'è un ospedale, non c'è nessuna struttura dove loro potrebbero essere impiegati. Quindi la risposta è nessuna grande opportunità. Nessuna grande opportunità. Il video continua, io vi invito, sì, a vederlo sulla pagina YouTube di Nato e Cresciuto in, sì, Abruzzo, e mi raccomando, donate For Kenya, questa è l'associazione che si occupa di portare acqua, luce, cose primarie per questi bambini. Sì, ma donate non è un donate così per di donate come l'ennesimo video, sì, pubblicità, no, veramente andate sul sito For Kenya, sì, è facilissimo, ci vuole, facciamo, un attimo, potete donare con PayPal, che chi lo usa è, sa che è velocissimo, sì, con fare una ricarica con col telefonino, 5 minuti, un euro fa la differenza. Come no? Faccio un aneddoto simpatico, loro, sì, si spostano con dei motori, non loro, è nella parte più, diciamo, civilizzata, che vive di turismo sul mare, loro stanno proprio agli interni, no? Sì. Quindi non arriva nemmeno l'acqua. Sul mare c'è un po' di civiltà che è turistica, ma comunque è una civiltà, ti parlo dell'Italia degli anni, non so, sì, 50, no? Quindi si spostano con questi motorini, è un passaggio da Pescara a Chieti farà 2 euro, capito? Cioè, quindi donare un euro per loro, tu dici che ci fa con un euro? No, ci fa. Quindi non stiamo dicendo che devi andare là, donare 50 euro, 100 euro, 1 euro, 5 euro, sì, certo, 10 euro, ben, certo, venga. E chiaramente poi ci sono anche progetti più costosi come la pompa per l'acqua, che costa 5, 6, 7 mila euro, quello però chiaramente si però parla, sai, di un euro più un euro. Sì, esatto, esatto. Un euro, se 7 mila persone donassero un euro, certo, sarebbe una pompa per, certo, ricavare l'acqua dal terreno, e avrebbero l'acqua illimitata che viene depurata quindi dal, sì, terreno. Continuiamo a seguirla questa associazione, progetti, perché, sì, i progetti, perché mi sembrano seri e concreti. Su YouTube, della pagina Nato e Cresciuto in Abruzzo, quindi su YouTube scrivi Nato e Cresciuto in Abruzzo, trovi il video completo e magari te lo godi. Senza, sì, stacchi televisivi, giusto? Tre emozioni che hai provato velocemente. Oddio, Alfredo, preparati. Bruciapelo, mo non me l'aspettavo. Certo, non te l'ho anticipata. Vabbè, sicuramente, dai. Sicuramente tanta. Mi sono divertito, cioè divertimento c'è stato. Okay. Nonostante quella è una situazione disperata, però loro non lo vivono così, cioè per loro una giornata, certo, di quelle. Il nostro metro di misura che vede, esatto, la disperazione, esatto, in quel modo. Quindi è stato sicuramente di divertimento. Poi dopo, quando sono andato via, vabbè, non ce la posso, sì, fare, quando sono andato via ho riflettuto molto, quindi ti direi, non lo so, tristezza, ma un mix di emozioni che vanno dal sentirsi quasi inopportuno in quella situazione, capito? Quindi non te lo so dire in tre parole, però ecco, sicuramente un po' un peso di non facciamo abbastanza. L'ultima cosa che dico è che quella è una scuola, una del Kenya, cioè ce ne sono altre, certo, nel Kenya, e il Kenya è uno stato dell'Africa, che bene o male non è che se la passano un po' tutti allo stesso modo, tranne il sud che è più civilizzato e l'estremo nord, quindi Cairo eccetera, ma bene o male è la zona centrale, ci sono molte realtà come queste, moltissime. E For Kenya è un'associazione, a differenza di quelle grandissime, che ti dà modo di monitorare dove vai a dare i tuoi soldi, quindi è un motivo, certo, in più ancora, certo, per darli. Cioè. Ma tu ci pensi che oggi mi tocca ringraziarti per essere venuto qui a lanciare questi messaggi? Ma chi l'avrebbe mai detto che un giorno io ti avrei ringraziato? Ma adesso andiamo con un po' di buona musica. Alfredo, che ci fai ascoltare? Bellissima buona musica. Ma intanto, senz'altro. Complimenti per gli ospiti che... No, oggi ci siamo superati, basta, possiamo chiudere. Sono meravigliosi. La canzone parla da sé, quindi la scopriremo. Vai. Ti ascoltiamo. E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza domande più da fare, senza più spazio da occupare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico, che mi sai capire,
e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire. Una pellice di montagna che vuole pur non sognare, in una foglia una castagna. Cielo, amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume, senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Io rinascerò senza complessi e frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni con un ruolo definito, così felice d'essere nato tra cielo, terra ed infinito. Io rinascerò. Alfredo Scogna, solo gli applausi possiamo aggiungere, davvero meraviglioso. Beh, diciamo che è la canzone oggi. Anche io ho avuto il mio passaggio, quindi per me questa canzone rappresenta la Pasqua. Io sono passato dalla rianimazione alla riabilitazione il giorno di Pasqua. Wow, che altro aggiungere? Consigli per gli acquisti. E siamo sempre qui, questa è Rete 8, consigli per gli acquisti, show che ogni martedì sera vi intrattiene, vi fa riflettere anche un pochino, almeno ci illudiamo di questo. Oggi puntatona, ditemi che siete lì dall'inizio della puntata, ovvero dalle 21, altrimenti impossibile riassumere tutte le emozioni che abbiamo provato finora. Però continueremo a provarne, perché stiamo per parlarvi di buona musica, ma anche di tradizioni nostre abruzzesi, perché parliamo dell'orchestra popolare del Saltarello. C'è un nuovo nato in casa dell'orchestra, ovvero una nuova canzone, e allora ne parliamo con l'anima di questo gruppo meraviglioso, che è Danilo Di Paolo Nicola, che considerato tra i migliori fisarmonicisti e organettisti del mondo. Danilo, grazie. Grazie Paola, grazie per l'invito. Grazie a te per essere qui, siamo felici di poter presentare questa nuova creatura. Intanto, brevemente, ci vuoi dare così dei piccoli cenni biografici di questa orchestra per chi magari non ne fosse al corrente? Sì, diciamo, l'orchestra è nata circa 10 anni fa, nel 2014, sì. È formata da 12 musicisti, è un corpo di ballo, il repertorio che facciamo è prettamente abruzzese con delle rivisitazioni in chiave moderna. Esatto, e tutto questo avviene di volta in volta nelle varie canzoni che voi andate a pescare dalla nostra tradizione, e questa volta avete pescato molto lontano. Si tratta di un brano che racconta, come dire, l'amore di un uomo per una donna nei giorni prima delle nozze. Magari i più affezionati, sì, alla musica tradizionale abruzzese avranno già capito che si tratta della partenza. Perché avete, sì, hai detto scelto bene questo brano? Intanto la figura, diciamo, che della serenata rappresenta tutto il centro sud Italia, quindi non è solamente abruzzese, forse è nata in Campania, però diciamo che in Abruzzo è ancora una tradizione molto viva. La partenza perché, diciamo, nel territorio teramano dove sono originario, io sono teramano, quindi sì, nella mia zona si usa fare questa partenza, che è un brano che lo sposo dedicava alla sposa il giorno prima del matrimonio o addirittura qualche giorno prima, per evitare, insomma, problemi organizzativi. Questa tradizione è ancora viva e quindi noi abbiamo cercato di riportarla ai giorni nostri con un sound moderno, insomma, del tutto assolutamente attuale. È una rivisitazione, quindi, che si trasforma nel brano Serenata per te. Sì. Una serenata a suon di rap e fisarmonica.
Sì, nella parte, spiego un po' il brano, cioè sì. La prima parte del brano introduce la canzone con un ritornello scritto interamente, un ritornello nuovo diciamo. Il pre-chorus invece mantiene la struttura della vecchia canzone, Affacciati alla finestra bella sposa, e poi abbiamo anche riscritto un po' il testo di questo pre-chorus, che in realtà sarebbe il vecchio ritornello, per rilanciare un po' la figura femminile in passato un po' subalterna, visto passato, il fatto sì in passato non... subalterna scusa, per il discorso delle famiglie patriarcali, quindi sì. Si parlava dell'abbandono della casa del padre per andare nella casa del marito, invece noi ne abbiamo fatto una forma un po' più romantica. Allora andiamola ad ascoltare, così ci facciamo una nostra personale idea. L'Orchestra Popolare del Saltarello con Serenata per te. Serenata per te. Sarò mai abbastanza, se avrò presenza nei momenti d'assenza. So che ti amo, che amo solo te. So che vivremo estati come in vacanza e freddi inverni dove tutto è mancanza, ma sarà il viaggio il più bel viaggio insieme a te. Poi ogni giorno di più, una foto ricordo di te si riaccende dentro me. Eterni che s'attimo è serenata, baby. Affacciati alla finestra, bella sposa. È ora di partire, è ora di partire dalla tua casa, dalla tua casa. È ora di partire, è ora di partire dalla tua casa. Affacciati più che siamo la stessa cosa, baby. Esci da lì, sono sotto la tua casa. Dai, partiamo insieme, ti mostrerò il mondo. Sopra un letto di nuvole, il cielo ci farà da sfondo. Siamo regine e re, voglio arrivare in fondo. Le tue parole uniche, cogliamo ogni secondo. Andremo chissà dove, mia dama del colore. Pure quando sei lontana, è te che va il mio cuore. Mi sono mossa io, non ce n'è per nessuno. Meravigliosa Orchestra Popolare del Saltarello, ma bravi Danilo. Grazie, grazie. Bravi. Resto sempre stupita da quello che riuscite a fare con la nostra tradizione. Certo, mi domandavo, no, vedendo tutto questo, ma per unire rap, musica elettronica, fisarmonica e zampogna ci vuole più incoscienza o più conoscenza?
Sicuramente ci vuole più conoscenza, perché al di là di mettere insieme alcuni strumenti, la difficoltà proprio la sonorità, ottenere una sonorità moderna, attuale, le strutture sono cambiate delle canzoni, come cercavo di spiegare prima, sì, in maniera un po' confusa. Una volta c'era la strofa e il ritornello, oggi non è più così. Le canzoni che vanno, diciamo, le canzoni estive, quelle che si sentono alla radio solitamente, che durano 2-3 anni, hanno solitamente una struttura di accordi fissa e poi lì sopra si interviene inserendo e togliendo alcuni elementi. Sì. Non è più quindi solamente in due fasi, strofa e ritornello, ci sono diverse parti, e in questo brano il vecchio ritornello che prima era affacciati alla finestra Bella Sposa, adesso non è più ritornello ma si chiama pre-chorus, perché il ritornello è Serenata per te, quindi la parte del ritornello è facilissima, fatta proprio di una o due parole, esattamente come il sound attuale. Avete preso appunti? State prendendo appunti, guardate che è un maestro. Sì, non è una cosa semplice riuscire a dare una forma ad una canzone e farla sembrare attuale e moderna. Cavoli, no, a me sembra veramente un lavoro difficilissimo, sì, soprattutto avendo il grande rispetto che so che l'orchestra ha per la nostra tradizione. A tal proposito ti chiedo, ma le reazioni degli integralisti generalmente davanti a queste operazioni quali sono? Si fanno sentire? Ma devo dire che quando siamo partiti con l'orchestra siamo stati un po' additati da questi integralisti. Zetocca, no? Come sì, dice Abruzzo, questo è un zetocca. Sì, infatti sì. Però modificare, cambiare, rimodernare non vuol dire che la vecchia versione non si può più utilizzare. Secondo me vanno utilizzate entrambe le versioni. Magari si può partire con la vecchia versione e poi finire con... o magari più... dalla nuova avere poi la curiosità di andare a riascoltare. Assolutamente sì, ma è perché... sempre un lavoro di recupero, no? Perché uno, un ascoltatore, magari si trova ad ascoltare questa versione che lo incuriosisce e poi va a vedere insomma, l'aspetto tradizionale più certo, approfondito, insomma, certo, di cosa si tratta. È giusto citare anche il rapper che abbiamo visto, il rapper aquilano, sì, Dorian Rotilio, mi dispiaceva appunto non nominarlo, visto che buona parte sì, la fa lui. Infatti Dorian Rotilio è figlio d'arte, figlio di Armando Rotilio, il cantante principale. Dorian è il rapper che, oltre ad aver cantato la parte rap, ha anche scritto il testo di questa parte rap. Io ho voluto fortemente farlo scrivere a lui, perché per avere proprio un suono, un fraseggio nuovo, attuale, nuovo, fresco, giovane, giovanile. Certo. Molto chiaro. Vogliamo ringraziare, salutare, citare l'orchestra? Quanti siete adesso? Allora, l'orchestra esce in diverse formazioni, però siamo di base 12-13 musicisti e 4 ballerini. Sì. Che meraviglia, immaginate una serata, Don Cristiano, magnifico, che spettacolo. Magnifico. Che spettacolo, guardate lì, che spettacolo. E... La cosa importante di quest'anno che vorrei aggiungere è che siamo in tour con Max Gazzè, quindi Max Gazzè farà di nuovo il tour Musiche Loci, e per quest'anno ha scelto proprio l'Orchestra Popolare del Saltarello in mezzo a tutte le orchestre d'Italia, le orchestre popolari e non, ha scelto proprio l'Orchestra Popolare del Saltarello, e per noi questo è veramente un grande orgoglio. Che meraviglia, bravo Max Gazzè, ha sempre avuto gran gusto e lo dimostra ancora una volta. Ovviamente noi continuiamo a tenere le orecchie aperte verso le vostre sperimentazioni, perché ne siamo affascinati e rapiti, per cui caro Danilo vi teniamo d'occhio e d'orecchio. Adesso grazie, venite con me invece alla mia destra. Andrea, guardo te. Benissimo. Benissimo, benissimo. Voglio parlare di uova di Pasqua, non l'abbiamo fatto per niente. È anche il momento di addolcirci un po'. Perché dico ciò? Perché dico ciò? Assolutamente, prima cosa grazie, che sei sempre davvero molto buona con noi. E si parla di Pasqua, abbiamo ascoltato tante belle parole, ma dopo la Pasqua è anche essere davvero concreti e già portare qualcosa di vero, tangibile, no? Quel cambiamento che deve avvenire. Noi attraverso l'associazione Progetto Noemi, cioè la storia di vita di Noemi, che è mia figlia, quindi...
Sappiamo che Noemi è affetta da atrofia muscolare spinale, ha fondato l'associazione affinché tutte le famiglie, i bambini come lei che soffrono, che vivono una patologia gravissima pediatrica, possano avere i giusti sostegni, la giusta attenzione, più che altro riuscire a non solo avere dei buoni propositi, ma proprio a mettere in campo e in atto dei progetti concreti e tangibili. Quindi quest'anno noi promuoviamo appunto le uova di Pasqua del progetto Noemi, che tra l'altro ti regalo un nuovo. Oh, questo è parlare, signori miei, ma che meraviglia! Per grazie, te la relazione, Andrea, grazie. Perché la busteremo alla salute di Noemi, davvero, e di tutti voi. Che bello! È un'iniziativa che portiamo avanti per sostenere i progetti che abbiamo in campo. Perché come sapete abbiamo creato il primo ed unico reparto di terapia subintensiva pediatrica esistente in Abruzzo, che è all'interno dell'ASL di Pescara. Inoltre a ottobre, fine del 2023, abbiamo inaugurato il primo ed unico reparto di terapia intensiva esistente in Regione Abruzzo. Quindi i bambini abruzzesi prima dovevano andare fuori Abruzzo, invece ad oggi, grazie al sostegno dei tanti volontari, di chi crede nel progetto Noemi, siamo riusciti a cambiare il futuro assistenziale. Sicuramente può essere un gesto scontato per alcuni, perché si può vedere un uovo di Pasqua e quindi molto spesso si dice va bene, possiamo fare a meno. In una società in cui abbiamo tanto, dobbiamo comunque cominciare a riabilitarci anche noi, a cercare di capire che quel tanto per noi in verità può essere molto, tantissimo, certo. È un'opportunità per altre persone, quindi avere un occhio attento e un orecchio attento nel capire che molto spesso l'egoismo può solamente generare dei muri e delle guerre, perché è quello che sta accadendo, ma in verità cercare di sedersi e cercare di entrare anche nella vita degli altri, come ha fatto Noemi nella nostra storia, cioè da una diagnosi devastante è nato un progetto che è stato in grado di davvero di cambiare il futuro e migliorare anche l'attenzione accanto alle disabilità gravissime pediatriche. E soprattutto a dare un grande messaggio a tutti coloro che soffrono: non arrendetevi, perché Noemi non si arrende mai, e questo credo che sia l'esempio più bello che lei ci dà. Noi a volte ci arrendiamo davanti alle piccole cose e lei non si arrende davanti al suo destino, anzi davvero ne fa una cosa grande, ne fa una cosa grande, che nel tempo sta costruendo cose concrete a sostegno degli altri. Andrea, so che il 30 marzo sarete nel reparto pediatrico dell'ospedale insieme ai clown Pronto Sorriso, e per i bambini che cosa significa questo? Sì, abbiamo messo in campo quest'anno l'iniziativa dell'uovo sospeso, cioè coloro che vogliono essere appunto un simbolo, vogliono portare un simbolo a chi vivrà la Pasqua all'interno dei reparti ospedalieri, e attraverso la donazione di un uovo noi il 30 marzo saremo con i clown di Pronto Sorriso e i volontari del progetto Noemi, ormai lo facciamo da 10 anni, a regalare l'uovo di Pasqua, ma che è il simbolo di speranza, di forza, di coraggio. E quindi abbiamo messo in campo questa iniziativa, che in verità è un modo per far bene anche a noi stessi, perché di fronte alle realtà come i bambini che vivono delle gravissime difficoltà, in verità è ciò che è riuscito a cambiare anche il mio modo di vedere le cose, perché ti rendi conto che molto spesso nella sofferenza c'è un qualcosa che è un po' innaturale, cioè nella sofferenza c'è anche il sorriso, cioè vedere famiglie e bambini che nonostante affrontano patologie davvero devastanti, ridono come noi ormai non siamo più abituati a fare, e questo ci dobbiamo rendere conto. È bello conto che dici noi, ti ci metti anche, sì, tu Andrea. Assolutamente sì, io sono il primo, mi sono fatto portavoce appunto di Noemi, del progetto Noemi, ma sono quell'ombra discreta, non troppo, perché quando dovessi mancare rispetto ai bambini mi fa sentire anch'io, però tendenzialmente nel cercare di capire che molto spesso in verità la disabilità siamo anche noi molto disabili, ma la disabilità non è un difetto. Si vede la peggiore. È la peggiore, e quindi vivere una vita nel quale puoi davvero affrontarla, amare, fare del bene, creare qualcosa
che possa regalare anche il futuro agli altri, credo che sia il senso della vita stessa. E i bambini come Noemi me l'hanno insegnato e non ho fatto altro che prendere a raccolta tutte le persone che credono in questi valori, perché tendenzialmente la vita è un'opportunità. Mio figlio dice sempre, Noemi dice sempre, la vita è un'opportunità e il tempo è un qualcosa che non puoi riavere indietro e non te lo regala nessuno. Cioè. Quindi devi cercare di sì che la tua vita sia un'opportunità per te ma anche per gli altri. E il tempo che pieghi possa generare qualcosa che dia un senso a quello che sei, a quell'opportunità che ti è stata donata. Ed è un ragionamento profondissimo, che è molto attuale, che fa tanto, cioè la società ha tanto bisogno di questo ragionamento, che io ormai lo porto nel cuore e cerco di applicarlo in tutti i giorni, non nelle piccole cose, nelle grandi cose. L'augurio è che lo facciano tutti in modo che sia un modus operandi di vita. Certo. Perché c'è tanto, c'è tanta negatività attorno a noi, ma c'è anche tanto che si può migliorare. Bisogna cercare un po' di abilitarci. C'è anche tanta bellezza nelle persone che dovremmo imparare a vedere. Questo mi sembra il vero senso del dolore, Don Cristiano, vero? Stupendo. Mentre parlava Andrea, credo che tutti abbiamo colto una luce nel baratro sperimentato. In fondo un po' la nostra società ha questa tendenza, direi quasi compulsiva, di eccedere di luce, quindi prestazione, bellezza, immagine, successo. In continua performance. E quant'altro, sia, perfetto. È tutta una, diciamo, una modalità prestativa, dove la fragilità, dove il lutto, dove la morte, la mancanza, il fallimento non trova spazio. E questo è come dire, come uccidere poi l'essenza umana, che fondamentalmente è fragile, perché immagino nelle relazioni, no? Dove ci contattiamo noi? Cos'è una relazione? L'incontro tra due fragilità. A mio parere una persona diventa adulta, adulta anche nelle relazioni, cioè capace di amare, solo se ha la possibilità, si dà la possibilità di mostrare le proprie fragilità. Ma l'esempio e farle accogliere. L'esempio stesso, per esempio, è che la patologia di Noemi si chiama SMA e per noi è diventata senza mai arrendersi. Quel senza mai arrendersi è un motto che pian piano sta diventando di tanti, cioè di una comunità che si muove nello spirito del senza mai arrendersi, ma il senza mai arrendersi lo devi applicare nelle piccole cose della vita e dopo riuscire ad applicarle anche nelle grandi cose della vita, perché l'insegnamento più grande è che una bambina immobile, perché Noemi apparentemente immobile, lo è proprio immobile, ha mosso centinaia di migliaia di persone ed è l'insegnamento più grande, titanico, che ci possa essere. È anche la più grande sconfitta. La più grande sconfitta perché? Perché noi che ci muoviamo e siamo in grado di parlare, di poterlo fare, siamo immobili. Ed è un qualcosa di totalmente innaturale, ma non ha una sua logica. Però di fatto è questo ciò che è avvenuto. Sai qual è il vero problema, credo? Che noi abbiamo un cervello strutturato in modo tale da riprogrammarsi dopo il dolore. E lo dimentichiamo. Io la metterei così, mettendo insieme i pezzi, perché Noemi è un paradigma, perché non tutti un dramma di questo tipo. Però è un paradigma, secondo me, illuminante, cioè che solo se sei capace di entrare in quel buio, in quella fragilità, in quel baratro, scopri una vera essenza di vita. Gesù direbbe, perché cercate tra i morti colui che è vivo? Cioè le donne che vanno, e io come dire simbolizzo quello che stavi dicendo Andrea, alle donne che vanno al sepolcro pensando di trovare un morto, scoprono invece che c'è la luce e c'è la vita, che in fondo è quello che fondamentalmente detto, nel dramma del sepolcro. Sì, è un discorso molto soggettivo, perché comunque una diagnosi è devastante, quindi c'è chi riesce ad affrontarla in un modo e chi in un'altra. Sicuramente scoprire un po' la chiave di lettura, cioè proprio quello che dico, sedersi, soffermarsi, riflettere, può aiutarti a crescere e capire che forse dietro quella devastazione ci può essere anche un qualcosa che può creare anche un'opportunità, tra virgolette, a chi preso dalla velocità della vita non si rende conto
perché in verità anche con poco possiamo essere felici, no? Perché vogliamo avere tanto. Abbiamo quindi visto anche quei bambini, no? Con esatto, Alessandro. Come non Alessandro. Hanno niente, sorridevano, e noi magari abbiamo i musi lunghi. E come Alessandro, quindi tendenzialmente è un approccio che deve essere sempre preso con la giusta responsabilità. Assolutamente. E in un modo che, ti dico, per noi è stato... Cioè, tutto così è nato con il coraggio di dire ok, affrontiamo questa difficoltà come fanno Emi, come fanno i bambini come loro, che nonostante hanno una patologia sorridono, e io cos'altro posso fare? Cioè, posso semplicemente dargli le mie braccia, le mie gambe e dire io voglio essere il tuo esecutore. Hai detto, no? Niente. Hai detto niente. E questo lo dobbiamo fare tutti. Cioè, questo non è un qualcosa che di Andrea e del papà di Noemi e del progetto Noemi, questo è un qualcosa che accomuna tutti, perché certo, migliorare la situazione assistenziale, sanitaria, ma anche della presa di coscienza della fragilità, può solamente arricchire una comunità, ma soprattutto migliorare la realtà dei fatti. L'umanità proprio, grazie, l'umanità, esatto, ritrovare l'umanità. Io Andrea, che sono anch'io sì, stesso cristiano, ti posso dire che molto spesso... si può pensare di fare buoni propositi, cioè io credo, io voglio fare, ma se dopo non fai l'atto... Ecco, appunto, allora cerchiamo di essere concreti. Come facciamo ad acquistare queste uova solidali che poi possono essere le uova sospese da portare ai bambini all'ospedale pediatrico e così sostenere il progetto Noemi? Assolutamente, c'è il sito internet progettonoemi.com dove trovate sicuramente tutti i riferimenti per poter acquistare l'uovo che noi dopo doneremo il 30 maggio. Inoltre anche sui social, i canali social Progetto Noemi, ci sono tutte le attività e i volontari referenti sul territorio che hanno le uova di Pasqua del Progetto Noemi, quindi per chi vuole passare la Pasqua con l'uovo solidale può acquistarlo, buonissimo. Abbiamo referenti e ringrazio di cuore tutti i volontari, i sostenitori, perché abbiamo referenti su Chieti, su Pescara, su Lanciano, su Montenero Domo, su Cugnoli, cioè tutti i paesi, persone che si sono unite e dove c'è fisicamente l'uovo del progetto Noemi. Benissimo, lasciami aggiungere che siccome siamo in tempi di dichiarazione dei redditi, quasi un bel 5 per 1000, eccolo lì, sì, con questo bel codice fiscale ci sta tutto, Andrea. In pochi sanno che è possibile sostenere il progetto Noemi anche gratuitamente. Esatto. Basta una firma da apporre nella dichiarazione dei redditi. E togliete la chiesa e le date al progetto. L'amore si moltiplica. Si moltiplica, che meraviglia. L'importante, il primo passo è informarsi su che cosa è il progetto Noemi. Certo. Entrare certo, nel mondo progetto Noemi e noi vi spalanchiamo la porta per poter essere parte e anche quel braccio in più di cui hanno bisogno i bambini come noi. Grazie, grazie veramente Andrea Sciarretta, un po' così un cicinin di consigli per gli acquisti e poi tornate perché qui ci immergeremo nella luce, ve lo prometto. Se le tante emozioni provate questa sera mi danno ancora l'opportunità di andare avanti, scherzo e sorrido, ma insomma veramente sono molto fiera di questa puntata e orgogliosa perché abbiamo sentito parole all'interno di questo studio che riempiono l'anima oltre le orecchie, è sempre una bella ambizione poterlo fare, ma continuiamo e andiamo a parlare di luce. Ditemi voi se è poca cosa, perché? Perché domani, mercoledì 27, il sindaco Carlo Masci sarà in conferenza stampa al Comune di Pescara per parlare di un'opera, Luce il ferro di cavallo, storie di vita, un'opera di Giulio Gennari. Caro Giulio, buonasera caro, con questo cappellino, molto serale, sì. scherzo, che cos'è questa cosa che ho detto? Allora, in verità è un mio progetto molto ambizioso, il disegno con le luci, e mi è stata data questa opportunità ovviamente di farlo con ovviamente questa struttura che è stata demolita. Io ho iniziato questo progetto, sì, prima della demolizione, quando era ancora abitato, disegnando addirittura con gli abitanti. Quindi il ferro di cavallo c'era ancora quando tu hai iniziato quest'opera? Ed era finalizzato al ferro di cavallo? Sì, in realtà c'era già questa notizia. Io ovviamente sono del quartiere, devo essere sincero, e quindi questa cosa mi inorgoglisce perché certo, sono sicuramente una voce del quartiere, in quanto
il mio percorso professionale, fotografico, adesso artistico, ha tanto di quella fame, tra virgolette, sì, di riscatto, e quindi questo progetto volge appunto alla rinascita, a un qualcosa che può dare un'opportunità a chi un'opportunità magari non ce l'ha, quindi è un po' questo l'obiettivo. Si tratta di un'installazione di light painting, ce la fai immaginare di che parliamo? Diciamo che è un progetto, quindi consegnerò questo progetto appunto alla mia città, dedicato appunto alla mia città, dove ci sono comunque delle slide che ho realizzato, insomma un po' ispirato alle luci di Picasso, quindi magari chi ha insomma voglia e volontà di vedere insomma anche cosa faceva questo grande artista. Poi nascerà un parallelepipedo dove verranno ovviamente proiettate queste immagini, che sarà una scultura di giorno e uno schermo di proiezione durante le ore notturne, quindi è un'opera dinamica, che già quella è comunque tanta innovazione, insieme ovviamente a questo racconto. Un racconto per non dimenticare appunto, e lasciare comunque a chi verrà anche il sapore di quella struttura, perché ovviamente c'è stata, anche se in alcuni ambiti ha insomma toccato la cronaca, in tanti altri erano 120 abitazioni. Domani cosa direte in conferenza stampa, Giulio? In conferenza stampa tante cose, nel senso, una delle tante è ripercorrere i percorsi, perché all'interno di questi, insomma, di questo volume ci sono anche delle frasi, storie di vita. Che intendi per volume? C'è anche un volume, quindi? Sì, io consegnerò appunto un catalogo? Un'opera, insomma, quindi opera unica, e consegnerò questo progetto appunto al comune con la volontà, la voglia di concluderla appunto con l'installazione, quindi. E questa installazione sarà permanente? Resterà sempre lì nel... Lì è ferro di cavallo, non diciamo, ci sono tante opportunità, insomma è un progetto molto molto ambizioso, e io ovviamente sono, ripeto, la cosa bella è entrare comunque in un quartiere in punta di piedi, e entrare insomma a disegnare, perché in realtà il disegno lo vedo solo io. E quindi, in che senso lo vedi solo? Perché durante il disegno insomma non è visibile, no? E, tra virgolette, domani ci sarà anche un filmato dove, insomma, in questo backstage c'è anche una performance. E quindi... Sei molto criptico, caro Giulio, lo sono di mio perché sono abbastanza contorto nella mia vita. Ecco, da tanti artisti, insomma. Tanto, e quindi ho invitato anche dei miei professori, Enrico Fermi, che è la scuola appunto del quartiere, che ho frequentato, sì, con tanta veemenza. Ti emozionerai tanto domani, occhi e croce, eh? Diciamo di sì, in quanto io ero un ragazzino che non parlava l'italiano, e quindi fino a quell'indirizzo insomma di scuola dell'obbligo, avevo un'altra visione della vita, e quindi anche per me è stato un cambiamento. Il cambiamento è quello dell'arte, è quello della cultura, è quello di fare se stesso un qualcosa che parla di sé e degli altri. Quindi questo che sto cercando di fare attraverso ovviamente il mio percorso artistico. L'arte è un po' la tua rivincita, Giulio? Assolutamente sì, io... ho tanto ancora da dire, lo farò appunto con questi progetti, perché è legato ovviamente al mio progetto artistico, perché le opere ovviamente nascono per avere anche una collocazione e parlano della contemporaneità, di quello che viviamo. In ogni mio progetto, in ogni mio ciclo ci sono tante storie di vita, come tante bellissime che ho appena assaporato oggi. La luce come forma di cambiamento, quindi questo è il mio progetto. Io fotografo da tanti anni, fotografare significa scrivere con la luce, lo faccio e tutto quello che faccio lo sento da dentro, quindi non viene dettato da niente, sono molto istintivo, facendo magari anche qualche errore, però
il mio obiettivo è questo, è, insomma, è solo l'inizio. Noi lo seguiamo questo tuo obiettivo. Io tra l'altro leggo che questa opera d'arte diventa spazio di incontro e di cultura. In che modo? Ma in un modo sicuramente un punto di accoglienza, perché ripeto, tanti spazi in questi quartieri, guardiamo quanti altri, magari anche Livelli di Scampia e quant'altro, sono luogo invece di aggregazione di altro. Invece quando c'è il bello, c'è la cultura, sono delle opere d'arte, insomma, le cose possono cambiare. Quando siamo circondati da cose belle, difficilmente, che parlano di noi stessi, perché in realtà poteva realizzarlo qualcun altro anche del quartiere, qualcosa di interessante, e magari io avevo e ho sicuramente desiderio di, insomma, di accogliere, certo, qualcosa può di... diventare anche qualcosa di, può essere ispirazione, di stimolo, no, per questi ragazzi magari del quartiere. Assolutamente. Sì, perché ripeto, è un progetto appunto che, di cambiamento, c'è appunto un disegno che è appunto sull'installazione, e tanti altri vengono fatti anche nelle attività durante appunto l'abbattimento, perché sono entrato appunto all'interno delle abitazioni durante appunto, con le autorizzazioni ovviamente, perché inizialmente mi sono fatto portavoce ovviamente da cittadino, successivamente ho fatto richiesta appunto ufficiale appunto al sindaco, al comune, alla giunta di queste mie visite, e sono stato nella prima fase, diciamo appunto volontario, nella seconda scortato, perché insomma erano posti abbastanza... Don Cristiano, secondo te l'arte in questi luoghi, insomma, tu operi in un luogo difficile di Pescara, l'arte quanto può aiutare magari a vedere la luce, che in questo caso è proprio parte dell'opera? Ma credo sia uno strumento fondamentale, ti direi con il mio linguaggio che l'arte insieme alla natura sono le due strade verso il divino, o se vuoi in termini un po' più laici, verso la dimensione interiore. E quindi sono, a mio parere, uno strumento potentissimo, insomma, è evidente. Poi quando accade qualcosa come insomma, sta condividendo Giulio, cioè dove c'è una tua trasformazione, dove tu dal buio sei passato alla luce, quindi dal sepolcro, senza bypassare quel buio, hai vissuto una luce, che in fondo anche l'esperienza di Andrea, ne abbiamo condivise tante questa sera, lì è un valore aggiunto, perché a mio parere nella vita vale ciò che sei, non ciò che sai o che fai. Prima di dire, prima di fare, occorre una trasformazione interiore. E si coglie chi vive da risorto, per utilizzare il linguaggio pasquale, e chi invece vive da morto, perché ti ricordo che i Vangeli, come tutti i testi sacri, non vogliono spiegare né l'aldilà né come prendere i punti paradiso, ma come vivere da vivi, perché la maggior parte delle persone spesso inconsapevolmente vivono da morti. Tu puoi avere una vita morta, e quindi il Vangelo vuole dire come risorgere qui. Come direbbe San Tommaso d'Aquino, se risorgi qui ti preoccupi di meno del risorgere di là. Perché questo è il gioco, quindi è assolutamente fondamentale la forma d'arte in ogni modo. Io scrivo, ascoltavo prima, io sono un ballerino, devi sapere. Sei un ballerino. Amo ballare. No, vabbè, allora. Scappo allora devi fuori tornare, dalla regione. Devi tornare per... Ma che cosa balli? E io ballo un po' di tutto, vuol dire niente, però amo ballare, del latinoamericano e balli classici. Oddio no, ti dovrei vedere, non ti ci assicuro, credo. Ti assicuro, io impazzisco per il ballo, perché è una forma, direi, mistica che ti permette di... Ma il vero problema, sottolineo, del nostro territorio, fondamentalmente è culturale. Il problema vero è culturale, svalutazione del mondo femminile, di alcuni quartieri, ma potrei dire, potrei fare mille altri esempi, nasce da un problema culturale. Come? La cultura salva la vita. Come? E la spiritualità di cui mi occupo, a mio parere, è una forma di cultura.
Certo, ne sono convinta anch'io, e questo ben l'ha capito il nostro Giulio, che si è anche messo, come dire, all'opera per realizzare un luogo, la Maison des Artistes. Che cos'è? Sì, sì, che cos'è questa casa? Che tra l'altro abbiamo visto prima nelle immagini che il nostro Danilo ha mandato. Sì, in verità mi sono insomma attivato, ecco, perché tra i cicli che realizzo ci sono anche delle attività che faccio con altri artisti, insomma Cascella, insomma abbiamo avuto anche uno scambio con Costabi, con Pepe, sì, Marcheggiani, con tanti altri artisti. C'è uno spazio ovviamente che insomma ho adibito con allestito con le mie opere, e ospito artisti internazionali per fare opere d'arte con me. Si chiama Luce 2.0, realizzo attività appunto con opere dell'artista e insomma le mie attività appunto con le luci, per creare delle altre installazioni. Per realizzare questo progetto è molto ambizioso, diciamo, con queste installazioni vorrei realizzare insomma delle mostre nelle città più importanti d'Europa, come una grande collettiva con un'unica mano. Che meraviglia, insomma, ho visto proprio una maison vera, cioè una casa vera, c'è letto, c'è bagno, c'è tutto, quindi gli artisti vengono lì, si collocano e creano. Ho cercato di insomma far venire gli artisti, parola grossa, del mondo a Pescara per fare cose con me. Io li invito per fare delle attività. Mentre loro creano, tu fotografi e disegni, come dire, con la luce? In realtà loro portano un'opera o due, insomma, quello che ritengono che li rappresenti. Io ne creo altre, no? Poi ci scambiamo queste opere. C'è anche un'attività che ho fatto proprio con Cascella, sono usciti anche sul giornale con Tommaso Cascella. Gli hai regalato una tua opera. Ci siamo scambiati delle opere, c'è un'opera mia con lui, sua, insomma ci sono delle attività molto interessanti appunto per parlare di arte, di cultura, e ci scambiamo insomma delle belle emozioni. Bravo, adesso, Giulio Gennari, bravo. Il Museo delle Genti d'Abruzzo, appunto un altro grande artista, insomma ci siamo incontrati, abbiamo scambiato delle sensazioni, e lui mi diceva che ama scrivere e dai testi ha delle immagini, e attraverso questa sua diciamo percezione crea delle opere. Quindi lo scambio culturale, come faceva appunto Michetti con il Cenacolo, penso che sia una delle cose più belle, che in Abruzzo e a Pescara insomma c'è questa realtà che io in punta di piedi insomma dal quartiere Lancitelli ho cercato di fare. Evviva, che bella rinascita, direi che è proprio un vero messaggio di rinascita, e l'arte credo che sia uno degli auguri più belli che vi possiamo fare, perché aiuta davvero a fare un percorso interiore, come ci diceva il nostro Don Cristiano. Siamo ai saluti, devo dire che questa puntata mi ci vorrà un po' per recuperare le tante energie che ho sentito questa sera e che spero siano arrivate anche a casa da voi. Allora vado a salutare e ringraziare Giulio Gennari, grazie Andrea Sciarretta, Alessandro La Froscia, grazie Don Cristiano, Danilo Di Paolo Nicola, grazie Alfredo Scogna e grazie a tutta la squadra di Consigli per gli Acquisti Show, che rispondono al nome di Danilo Cinquino in regia, Valeria Di Berardino aiuto produzione, grazie a Francesco Berardinelli, Alberto Capo alle telecamere, Andrea Di Fabio che tutto coordina, grazie a Cristina Donatelli, Albano Paolinelli, grazie a Maria Gemma Colasante. E questo è il momento di dire a tutti voi buona Pasqua. Noi ci ritroviamo qui martedì prossimo, dunque dopo la Pasquetta, ci ritroverete tutti ingrassati, ma questo vuol dire che siamo stati bene. Per cui buona settimana di Pasqua e mangiate tanta cioccolata. Ciao!